Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video della Biogen Tech. Oggi parlerò di carboidrati. Sì, è un argomento inflazionatissimo negli ultimi anni, soprattutto come contraltare per quelle che sono le dicerie che da alcuni decenni girano contro il consumo di carboidrati, specialmente da amidi. Ma vorrei parlare di questo per completare quel circolo che ho iniziato discutendo anche di refeed e discutendo anche degli altri due macronutrienti, cioè proteine e grassi. Ma arriviamo al dunque. Sappiamo che i carboidrati sono composti di origine vegetale che appunto come macronutriente apportano per grammo circa 4 kcal similmente alle proteine, e questo è risaputo ormai da tutti, e che possiamo dividere in monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Sappiamo che i monosaccaridi sono tipo il glucosio e gli oligosaccaridi partono da disaccaride, trisaccaride e fino a 10 molecole di glucosio legate. Per esempio, poi oltre in un numero di diverse molecole di glucosio, parliamo poi di polisaccaridi come gli amidi, per esempio, e il glicogeno anche possiamo identificarlo in tale famiglia. Comunque, sappiamo che l'organismo può, che il corpo umano può assorbire a livello intestinale gli zuccheri, quindi i componenti base delle catene glucidiche di carboidrati, attraverso la loro lisi. Quindi la loro digestione, la loro separazione in molecole separate, singole e assorbite poi di conseguenza a livello dell'intestino. E poi ovviamente processate a livello metabolico, dipendente anche dal tipo di carboidrato del quale stiamo parlando, il tipo di zucchero del quale stiamo parlando. E i principali sono glucosio, fruttosio e galattosio. Galattosio presente specialmente nel latte, legato appunto in legato al glucosio, che forma il lattosio, di cui una parte non proprio così ridotta di persone ne soffre di intolleranza per adattamento, eccetera, 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 per mutazioni generazionali, ma non perdiamoci troppo in questi discorsi. Ora, la cosa che ci deve far riflettere è che, come ho detto spesso e volentieri, la malsana idea di sostituire i carboidrati con alte quantità proteiche e aminoacidiche per andare a compensare poi con la biosintesi, con la gluconeogenesi degli aminoacidi gluconeogenetici, il glucosio che ci serve, è un po' uno spreco di risorse, proteine e appunto di energia in totale, perché comunque la pasta è costosa a livello energetico ed è poco redditizio. Dato che, come abbiamo detto, 1,75 g di aminoacidi servono a fare 1 g di glucosio e non c'è appunto un gran vantaggio. Ricordiamoci che oltre agli aminoacidi gluconeogenici c'è il glicerolo, per esempio, che può utilizzare la componente dei trigliceridi, che può essere utilizzata come substrato per la sintesi di glucosio, quindi per gluconeogenesi. E quindi sappiamo che questa sostituzione raffazzonata non rende. Quindi, di qui, gli studi ci mostrano e le ricerche sul campo delle osservazioni ci mostrano che comunque si nota un calo della prestazione, ovviamente con apporti ridotti generalmente di carboidrati, specialmente in condizioni di allenamento contro resistenza. Si è visto, per esempio, che l'80% dell'ATP deriva da substrati glucidici durante allenamenti a medie ripetizioni, classici del bodybuilding. E se noi andiamo poi a ridurre la saturazione di glicogeno a livello muscolare, quindi la quantità di glicogeno contenuta a livello muscolare, abbiamo una riduzione di conseguenza della prestazione, anche dovuta al fatto che le riserve di glicogeno sono situate nelle vicinanze delle cellule che rilasciano ioni calcio e quindi va a sottoregolare direttamente l'espressione della forza durante l'allenamento. E questo può condizionare anche chi con la forza lavora prettamente, come il powerlifter, per esempio. Anche se lì poi ci sono le dosi, le quantità di carboidrati totali da saper gestire e inserire nella dieta. E quindi questa alterazione anche del rilascio di ioni calcio compromette la prestazione. Per quanto riguarda il contenuto di carboidrati nell'alimentazione dello sportivo contro resistenza e dell'effetto sulla prestazione, sappiamo che livelli superiori al 65% delle calorie totali provenienti dai carboidrati non
generalmente non danno aumenti significativi della prestazione. Si è visto che aumentando al 70% non c'erano differenze col 65% della componente glucidica in una determinata alimentazione, a parità ovviamente di rapporto proteico, eccetera, e calorico. Quindi si è stabilito un range che va dal 50 al 65% di idealità. Ovviamente per valutazione soggettiva questa percentuale può essere corretta e aggiustata, ma le linee guida, possiamo chiamarle così, ci indicano più o meno un 50-65% delle calorie totali. E il restante ovviamente è diviso a seconda delle caratteristiche individuali tra proteine e richieste e esigenze individuali tra proteine e grassi. Ora, si è visto però che in alcuni casi l'impatto della quota glucidica sull'allenamento potevano essere variabili a seconda appunto anche del soggetto, dello sport, come ovvio che sia. Se non mi ricordo male, c'era uno studio di Paoli e colleghi che appunto non avevano misurato nel giro di 30 giorni una differenza significativa tra il gruppo chetogenico e il gruppo appunto con anticarboidrati, e che le prestazioni erano rimaste comunque ottimali nel gruppo trattato con la chetogenica. Però c'è una falla nello studio, e la falla è la quantità proteica. Infatti, il gruppo chetogenico aveva una quantità proteica nettamente superiore a quella del gruppo glucidico, e di conseguenza le variazioni, la conservazione della massa magra e le variazioni che questa può avere sulla prestazione, che ha sulla prestazione, erano comunque falsate, diciamo, per valutare veramente se una dieta chetogenica, una dieta classica, con un buon contenuto di carboidrati può dare risultati differenti o no. Quindi bisogna anche calcolare il quoziente proteico, quindi la quantità proteica, il bilanciamento di macronutrienti, come ovvio che sia. Ovvio che poi va calcolata la differenza fra uno sport e un altro, cioè se parliamo di sport misti o tendenti alla controresistenza, dal CrossFit al bodybuilding, è ovvio che una percentuale maggioritaria di carboidrati, sempre intorno a quel range del 50-65%, toccando il picco anche del 70% a volte soggettivo, può essere sicuramente più utile per perfezionare la prestazione, per potenziare la prestazione rispetto a contenuti ridotti, come il 40% tipico di quella famosissima dieta zona, che riduceva sia la quantità che il tipo di carboidrati che considerava ottimali per la salute, per la prestazione. Così. Quindi questo è un punto. Sicuramente il powerlifter che ha allenamenti ripetuti ma contenuti nel tempo ha sicuramente poi, a seconda dell'attività anche extra sportiva, necessità diverse. Ma siamo sempre su quel range 50-65%, con un picco del 70% volendo. E il restante sono proteine e grassi, sempre a seconda delle risposte metaboliche. È ovvio che un soggetto può avere una capacità metabolico-glucidica migliore di un altro e quindi riuscire a gestire quantità di carboidrati maggiori rispetto a altro soggetto. E bisogna anche considerare la capacità digestiva del soggetto, quindi la capacità di gestire determinati carichi di glucidi nella giornata, anche spezzettando o utilizzando enzimi digestivi, eccetera, eccetera. Comunque la tolleranza soggettiva, sia a livello di assorbimento, sia a livello di proprio utilizzo del substrato. Alcuni possono arrivare anche a consumare quantità di 600, 700, 800 grammi di carboidrati netti al giorno. Altri invece riescono ad arrivare a una soglia di gestione ottimale senza che questa gestione ottimale li vada poi a causare problemi, anche di conseguenza di insulinoresistenza, che si possono comunque avere in un contesto ipercalorico, ovvio, protratto nel tempo, che ci saranno sempre delle variazioni. Ma alcuni soggetti riescono a gestire bene un certo carico limite rispetto ad altri, quindi di 400 grammi per esempio, rispetto ad altri che ho appena detto di 800-900 grammi per esempio. Poi c'è la variabile della composizione corporea, della massa muscolare presente, quindi della stazza dell'individuo, differente tra uno di 90 kg e uno di 110 kg. Ci sono delle sbavature, degli aggiustamenti da applicare sul carico glucidico giornaliero del soggetto. Ma la cosa che emerge è che il range di grammi, non solo di percentuale mera, ma di grammi per chilo di peso corporeo nell'atleta, nel culturista, nel bodybuilder, è mediamente tra 4 e 8 grammi chilo peso, un range di media.
che può arrivare anche a 10 grammi nei soggetti con più accentuata attività del metabolismo glucidico, quindi dispersione di calore dell'energia, stoccaggio, utilizzo, eccetera. E oltretutto abbiamo comunque un limite minimo che è piazzato intorno ai 3 grammi, non inferiori, perché poi andiamo poi ad inficiare veramente la prestazione. I 3 grammi sono un punto di partenza buono per poi andare ad aumentare e applicare poi aggiustamenti al piano alimentare. Ovviamente le fonti alimentari più ottimali, diciamo ottimali per l'atleta, per il culturista, sono le fonti di amidi, quindi riso, facilmente digeribili, riso, pasta, con buona tolleranza se si ha tolleranza al glutine ovviamente, se si hanno problemi al glutine, ovvio che pasta è off limits, a meno che non si vada a scegliere quelle tipologie prive di glutine. I discorsi sull'avena possono essere ottimali fino a un certo punto, ma non tutti la tollerano in modo buono, funzionale. Bisogna anche saper gestire il carico di fibre, da non esagerare, perché può compromettere la gestione, rallentarla troppo, creare comunque una motilità gastrica intestinale troppo rallentata, che può andare a inficiare poi anche l'assorbimento, il craggio delle calorie, la riduzione involontaria dell'assorbimento calorico e vitaminico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bene o male, le fonti più gettonate sono riso, patate, ma anche qui bisogna anche vedere un po' il soggetto e la sua tendenza e capacità digestiva e quindi la sua compatibilità e compliance con il tipo di alimento scelto. E poi passiamo al pane, pane tipo 0, 00. La componente integrale sì, può essere inserita, ma non esageratamente, perché come ripeto può anche andare ad alterare i processi digestivi e renderli abbastanza troppo faticosi, gonfiore intestinale, gonfiore addominale. Quindi eventi fermentativi esagerati e riduzione della complessa dell'atleta nei confronti del programma in sé. Quindi queste sono un po' le indicazioni sull'alimento intero, quindi quell'alimento che troviamo disponibile come scelta nei pasti della giornata. Poi ovviamente possiamo parlare di integratori intra-workout o pre o post-workout, comunque nella pre-workout, qui parliamo anche di una cosa che ho già trattato in passato e della quale ho ben idea, dato che ho fatto dei test negli ultimi mesi su una combinazione di destrosio, quindi glucosio, maltodestrine, ciclodestrina altamente ramificate e fruttosio con l'aggiunta di amilopectina della patata. Questo mix con le varie percentuali aggiustate sempre a seconda della tolleranza della risposta del soggetto, perché alcuni possono avere anche difficoltà a gestire carichi di destrosio più importanti di altri meno, ma comunque va comunque gestita, ma comunque va sempre gestita a seconda delle risposte che noi riceviamo, dei feedback. E questo mix con l'aggiunta del fruttosio, che ricordiamo uno in primo luogo sfrutta il GLUT 5 al posto di GLUT 4, quindi velocizza poi anche la saturazione del glicogeno a livello epatico e permette al glucosio ingerito o ingerito di veicolarsi e non sprecarsi a livello epatico, ma di essere concentrato più che altro sulla saturazione di quello che è il restante dei gruppi muscoloscheletrici, e di conseguenza è risultato ottimale o almeno potenzialmente favorevole l'abbinamento tra fruttosio e glucosio, o comunque fruttosio sì, e altri polisaccaridi, per la saturazione del glicogeno, per migliorare la saturazione del glicogeno, la supercompensazione o ricompensazione post esercizi depletivi, post workout depletivi, soprattutto quando ci si allena 2 volte al giorno anche, con un ricircolo, diciamo, del glicogeno muscolare molto più veloce. È molto più marcato rispetto a un atleta che magari si allena, non so, 3 volte al giorno, sì, 3 volte al giorno, 3 volte a settimana, o comunque che non ha un allenamento così depletivo da dover aggiustare poi la dose in singolo. Sappiamo che comunque l'assorbimento del glucosio è di 1,2 grammi chilo peso ora, circa. Con l'aggiunta del fruttosio abbiamo una potenzialità di assorbimento e utilizzo un po' più alta, abbiamo dei margini un po' più alti, anche se questo è stato un po' discusso ultimamente, ma i vantaggi in sé possono essere notati aneddoticamente e sono stati notati, che piccoli o grandi che siano, sono stati notati. È un potenziale da non sottovalutare comunque. Detto ciò, quindi ritorniamo al discorso del glucosio come substrato energetico preferenziale, come valuta universale di ATP,
per produrre ATP di tutte le cellule del corpo umano, come, e soprattutto perché, anche se non abbiamo carboidrati essenziali, i carboidrati sono comunque funzionali, altamente funzionali per la funzionalità cerebrale e organica generale, soprattutto anche per quanto riguarda quei tessuti, cellule che sono glucosio-dipendenti, come la corticale del surrene, come i testicoli, quindi le gonadi, e appunto gli eritrociti, che non avendo un nucleo con, comunque non avendo la presenza di mitocondri, hanno la sola capacità di estrarre, ricavare energia dal glucosio per produrre appunto ATP. E questo è quanto di preciso, no? Questo già ci fa capire che i carboidrati non sono così male, e tantomeno il glucosio direttamente, in quanto è il sapere e contestualizzare il contenuto di carboidrati nella dieta per le proprie esigenze e le proprie puntualità o obiettivi prestativi e nel complesso di resa a livello anche estetico, se parliamo di culturismo, appunto. E un errore che non bisogna fare è quello di stare a pensare che un soggetto fanatico della paleodieta, che dice di essere passato ad una dieta tradizionale con pasta, pane, riso, patate, eccetera, che poi le patate sono anche poi inserite nella paleodieta, a parte che è una stronzata della quale parlerò, è una boiata alimentare della quale parlerò in un prossimo video, ma comunque non bisogna stare dietro a quelle testimonianze farlocche nelle quali appunto dicono che, essendo una volta passati all'alimentazione normale, questi avevano un campeggioramento drastico della composizione corporea. Poi vai a vedere i dettagli, quei pochi dettagli che inseriscono nei post, no? E vedi che questi sono passati dalla mattina alla sera, dopo anni di 30-50 grammi massimo di carboidrati al giorno, a contenuti di 180-200 grammi di carboidrati, dai 150-200 grammi di carboidrati. E lo credo, tesoro mio, che hai avuto un rebound negativo, perché hai perso comunque completamente o quasi, hai perso di gran lunga l'affinità col glucosio. Di conseguenza hai una tolleranza e un metabolismo glucidico molto, molto sfavorevole. E a parità di calorie avrai una condizione peggiorata. Non per niente esistono le tecniche, le pratiche di una reverse, che piano piano inseriscono un macronutriente del quale sei stato carente per volontà, più che altro nell'ultimo periodo, medio-lungo periodo, e inserendo gradualmente si trova poi quel set point che ti garantisce un'ottimizzazione dell'assunzione, dell'assorbimento, dell'utilizzo e della prestazione. Ma sicuramente passare dall'oggi al domani da 30-50 grammi di carboidrati massimo a drastici 150-200 grammi, così, con la stessa parità calorica e magari neanche senza tanto curare la quantità di grassi, eccetera, è ovvio che abbiamo come conseguenza un peggioramento della composizione corporea e una credenza in quello che noi, di cui noi ci siamo convinti in precedenza. Quindi, che la paleodieta e quegli stili alimentari basati su ipotesi non dimostrate e non dimostrabili siano veramente gli unici adatti all'essere umano. Ma di questo ne parlerò comunque in un video apposito. E non c'è altro da dire, ci si perderebbe sempre nelle solite cose alla fine. Ricordo appunto e ribadisco che tutto va adeguato al soggetto, che va regolato, ma comunque quella percentuale tra il 50 e il 65% o quella grammatura che va da un minimo e da non sottovalutare di 3 grammi in su, o comunque in media 4-8 grammi per chilo di peso, che non tutti possono tollerare, magari qualcuno si ritroverà a 4, qualcuno un po' più lontano, qualcuno un po' più vicino, qualcuno più vicino all'8, qualcuno addirittura al 10, ma non è una carta da giocarsi in tutte le mani, cioè nel senso che non è una cosa che per forza deve essere raggiunta da tutti. Vanno testati i dosaggi piano piano a seconda dell'adattamento che si è raggiunto e dalla valutazione delle prestazioni della condizione. Se io ho una condizione, una prestazione che è peggiorata, non è migliorata di stallo, addirittura comunque ho un peggioramento nella composizione corporea, è ovvio che non andrò di nuovo ancora ad aumentare il quantitativo calorico glucidico, ma andrò a settarlo, aggiustarlo e vedere come potrò fare a gestirlo al meglio per avere una risposta migliore fisica, psicofisica, prestativa. Quindi questo è quello che bisogna comunque ficcarsi in testa. Io non sono assolutamente un fanatico di un macronutriente rispetto a un altro, ma sono uno di quelli che oggettivamente valuta e dà a Cesare quel che è di Cesare. Ogni fase della preparazione può essere gestita in modo differente, con pro
gestione di macronutrienti in modo differente, ovviamente, del piano calorico. E questo comprende anche il glucide, ma però rimane che la fonte glucidica è il substrato preferenziale per creare ATP in condizioni di allenamento contro resistenza della forza e di con ripetizioni medio-basse, quindi metabolismo anaerobico, lattacido-lattacido, e questo è quanto. Non c'è altro da dire, almeno ci si ripeterebbe sempre. L'essenziale l'abbiamo detto. Non dimentichiamoci della grossa importanza che hanno scorte di glicogeno in condizioni di saturazione nei confronti di quell'avvio, di quella segnalazione biochimica che porta poi alla sintesi proteica di ipertrofia muscolare regolata dalla KT e dalla mTORC1. E ricordiamoci che condizioni di depressione del glicogeno protratta porta a una segnalazione negativa di queste vie e una sovraregolazione della MPK, che è ovviamente un regolatore del catabolismo, quindi della glicolisi, della proteolisi e della beta ossidazione, quindi anche della degradazione proteica, e con una buona scorta di glicogeno a livello muscolare, una saturazione glicolitica del glicogeno, anzi mi correggo, abbiamo una segnalazione positiva dell'mTORC1 e a cascata una migliore sintesi proteica amplificata perché sorretta da una scorta energetica e ovviamente da segnalazioni positive e da una sottoregolazione dell'MPK a favore dell'MAPK, quindi dell'anabolismo cellulare. Adesso è veramente tutto.